Facciamo un pan brioche semplice, senza uova. Programma 4, nella mia macchina corrisponde sotto il nome di dolce. La durata sarà di 2 ore e 55 minuti perché ho impostato il peso su 1 kg e doratura media. Iniziamo inserendo i liquidi. 280 di latte. Io uso quello senza lattosio. Metterò un pizzico di sale. Grammi di farina zero o Manitoba. Facciamo un leggero fossetto, sempre senza arrivare all'acqua. Adesso vado a mettere del burro fatto ammorbidire che ho tirato fuori dal frigo circa mezz'ora prima. E 50 grammi di burro. E 80 grammi di zucchero. Io vado a mettere questo di canna, ma si potete usare anche lo zucchero semolato, quello normale. E per ultimo vado a sbriciolare 15 grammi di lievito di birra fresco. Abbiamo inserito tutto, chiudiamo e facciamo partire la macchina. E la macchina comunque farà un preriscaldamento di 10 minuti, poi si avvierà col primo impasto. Quando su display dava 1 ora e 30, tempo rimanente, c'è stato il secondo segnale acustico per rimuovere i ganci d'impasto. E su display dava RMV. Adesso, tra qualche minuto, inizierà la cottura. Non ci saranno più segnali acustici. È trascorsa circa mezz'oretta dalla fine del programma e ho lasciato dentro per questa mezz'ora perché la macchina mantiene il calore. Passo una paletta in silicone nei lati, nei bordi. E vediamo il risultato. Ecco qua. Giriamo. Fa un profumo. Non so se si riesce a vedere con la luce. Ok. Ancora è caldo. È sofficissimo. Proviamo a tagliare anche se è caldo. Spettacolo. Questo è il nostro pan brioche semplice. Perfetto per la colazione con Nutella o marmellate o anche da solo.